Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che mi metterà sicuramente a dura prova. Sapete che ho lo stomaco un po' debole quando si tratta di alcuni argomenti e quindi oggi vedremo se riuscirò ad arrivare tranquillamente alla fine di questo video senza avere coronati di vomito. Lo dubito fortemente, ma tenetevi pronti perché sicuramente li farò venire anche a voi, perché non so se avete riconosciuto dall'immagine sempre mostrata su questo schermo di ultima generazione, oggi vi voglio parlare della vera storia del centipede umano. È stata una saga che ha fatto molto parlare di sé, che sicuramente ricorderete con disgusto. Conta ben 3 film che comunque non ci faranno mai abituare a vedere certe cosacce. Sto parlando ovviamente del Centipede Umano, l'horror danese del 2009 diretto da Tom Six. E se state già trasalendo soltanto ripensando a questi film, soltanto ricordando anche solo vagamente la trama di questo film, immaginate la mia reazione quando ho scoperto che in realtà è stato ispirato da dei veri esperimenti. Come al solito, prima parliamo un po' dei film e della trama, anche se su questa trama c'è da dire ben poco. Per colpa di un pazzoide cattivo e genialoide, 3 persone si sono ritrovate collegate le une alle altre, cucite chirurgicamente tra loro per boccano. Questo per assecondare il folle esperimento del dottor Josef Eiter di creare un unico sistema digerente. Potrete immaginare le reazioni che questo film ha suscitato, partendo sia dalle immagini che anche dall'idea di base, che è a dir poco rivoltante. Ma non contenti, nel 2011 esce il secondo capitolo, Full Sequence, che però in alcuni paesi è uscito a patto che venissero tagliate alcune delle scene più esagerate, come ad esempio la masturbazione con della carta vetrata, lo stupro con del filo spinato e un suicidio a dir poco assurdo di un neonato. Insomma, se era già malato il primo film, figuriamoci il secondo. In questo secondo capitolo, difatti, c'è un emulatore del prof Eiter che si appassiona a quest'idea, a questo esperimento, proprio guardando il primo film. E quindi unisce goffamente 10 persone in un crescendo di violenza malata. Difatti, contrariamente al primo film, per il quale Tom Six aveva consultato un medico per verificarne la fattibilità, insomma, di questo esperimento, in questo caso si fa proprio un viaggio a capofitto nel caos totale di una mente malata. Difatti, mentre il professor Eiter era effettivamente un chirurgo e tutto faceva con precisione chirurgica, in questo caso è tutto fatto in maniera molto spartana. Ma noi che non ne abbiamo mai abbastanza, è arrivato anche il terzo capitolo, Final Sequence, e continua l'effetto copycat iniziato con il capitolo precedente. In questo caso si vede il direttore di una prigione che emula l'emulatore del professor Eiter, cucendo insieme una cosa come 500 detenuti e in più crea anche un bruco umano. Ma se non l'avete visto, non vi voglio rovinare la sorpresa. In questo terzo film si affronta principalmente il tema della punizione, con delle violente critiche politico-sociali, a partire dal nome della prigione Bush, ai riferimenti nazisti e dai metodi utilizzati poi anche nelle varie prigioni. Ma arriviamo adesso al momento clou di questi video, e cioè le storie vere. A cosa si è ispirato Tom Six per la realizzazione di questi film? Allora, prima di tutto si è ispirato ad una battuta fatta da lui stesso, un simpatico burlone, in riferimento ad un molestatore di bambini che ha visto alla TV e con gli amici scherzando ha detto che gli sarebbe piaciuto cucirgli la bocca all'ano di un camionista. Quindi quello è stato un po' il momento in cui uno dice: wow, ho avuto un'idea geniale, devo assolutamente metterla sul grande schermo. Ma se vogliamo parlare di influenze più artistiche, lui si è ispirato tantissimo al film di Pierpaolo Pasolini del 1975, Salò o le 120 giornate di Sodoma, soprattutto per quanto riguarda tutte le scene di violenza intensa, di sadismo, e per quanto riguarda tutta la questione anche di depravazione. Inoltre si è ispirato tantissimo anche agli horror giapponesi, a David Lynch, ma la cosa che mi ha fatto
fatto molto ridere di tutto questo è il fatto che lui ha tratto grande ispirazione anche dalla sua esperienza come regista del Grande Fratello olandese. Perché lui si è detto sorpreso di cosa le persone sono in grado di fare nel momento in cui si ritrovano da sole e sono convinte di non essere viste da nessuno. Quindi, insomma, unendo queste cose, in più la sua repulsione verso i mostroni, verso le cose che non sono reali, che non possono essere reali, mettiamo insieme tutte queste cose, mettiamo insieme anche una mente un pochettino malatina in partenza ed eccovi serviti il centipede umano. Ne avevamo bisogno? No. Ma non è tutto, queste sono le influenze artistiche, parliamo invece di quelle più reali, più storiche, perché lui, Tom Six, considera il suo film come una parodia grottesca delle azioni compiute dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e difatti è proprio a loro che si è ispirato, soprattutto a quegli esperimenti che sono stati portati avanti dal dottore della morte, dall'angelo della morte, come ci raccontano anche gli Slayer nella loro canzone, e cioè il dottor Mengele, Josef Mengele. Josef, esattamente come il nome dello scienziato cattivo del primo film. Ma ora vediamo un po' più nel dettaglio quali sono questi esperimenti che lo hanno ispirato. Ovviamente nel dettaglio tra tantissime virgolette. Purtroppo, come ben sappiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale all'interno di alcuni campi di concentramento venivano portati avanti degli esperimenti ai quali erano costrette a partecipare gran parte di persone derivanti da tutta Europa, che appunto si dovevano prestare a questi test che molto spesso si concludevano con la morte o con deturpazioni e traumi anche permanenti. In particolare il dottor Mengele operava nel campo di Auschwitz e portava avanti degli esperimenti principalmente sui gemelli. Ad esempio, uno di questi esperimenti consisteva nel cucirli insieme forzatamente per cercare di farli diventare un unico organismo e poi valutare anche come questi reagivano alla morte del gemello, tanto poi in realtà venivano in ogni caso uccisi tutti e due. Quello che noi sappiamo lo sappiamo grazie alle memorie del medico ungherese Miklos Nisli, che in quanto ebreo era stato deportato all'interno del campo di Auschwitz ed era stato selezionato da Mengele per essere il suo assistente. E a lui toccava fare diverse autopsie poi sui soggetti dei suoi esperimenti e ha scritto delle memorie che ci raccontano un po' quello che è stata la realtà all'interno di questo campo. I link che ho utilizzato per tutte queste informazioni li trovate sempre qua sotto in descrizione. Come vi ho già accennato, Mengele era particolarmente interessato allo studio sui gemelli e anche sulle anomalie della crescita, quindi il nanismo e il gigantismo, perciò una volta che i deportati arrivavano ad Auschwitz, delle SS facevano una selezione, quindi guardavano le fila e selezionavano i gemelli piuttosto che le persone affette da nanismo e le portavano in un altro gruppo. Spesso le madri stesse di questi bambini pensavano potesse essere in realtà una cosa positiva, quindi erano ben liete di levarli da quello che pensavano sarebbe stato un futuro peggiore. Stessa cosa invece i più grandi, quindi i gemelli magari più adulti, non più bambini, o le persone affette da nanismo, pensavano che così facendo potesse tornare in realtà a loro vantaggio e quindi c'era anche chi si offriva volontario. In realtà non avevano la minima idea di quello che sarebbe successo. Diciamo che queste persone inizialmente accettavano anche di buon grado comunque far parte di questi esperimenti perché gli venivano messe in dei posti anche molto accoglienti rispetto a tutto il resto del campo, avevano dei letti soltanto per loro, il cibo era molto buono, venivano anche trattati bene. Ma noi sappiamo che non è tutto oro ciò che luccica, anzi in un contesto di questo tipo quando vieni trattato meglio rispetto a qualcun altro c'è sempre da avere un sacco di paura. Le ricerche principali che venivano portate avanti erano per cercare quali che erano le anomalie genetiche all'interno dei corpi di queste persone e soprattutto valutare anche le differenze che ci potevano essere
tra i gemelli per far sì che ciò potesse succedere, quindi che si potessero fare questi esperimenti, andavano analizzati ovviamente i loro organi interni e quindi serviva che le persone fossero morte, servivano dei cadaveri, a questo serviva questo assistente, quindi un medico legale. Ma per poter avere un risultato scientifico accurato, continuerò a fare queste virgolette, serviva che ad esempio i gemelli morissero nello stesso momento, non in momenti disparati, altrimenti non si potevano trovare eventuali anomalie o valutare eventuali reazioni anomali all'interno di questi corpi. Stessa cosa per quanto riguarda le persone con anomalie della crescita. Quindi, mascherate da visite mediche, venivano fatti degli esperimenti di tutti i tipi. Venivano messi poi questi gemelli sui tavoli, venivano uccisi all'istante e immediatamente c'era a disposizione il corpo da poter studiare. Perciò diciamo che su tutte questi orrori che purtroppo sono successi e che purtroppo ricordiamo per quanto riguarda le azioni dei nazisti della Seconda Guerra Mondiale, hanno ispirato la creazione di un unico sistema digerente, come nel caso del centipede umano. Naturalmente tutto questo non è un inno a favore, ma mi pare anche stupido doverlo sottolineare, però dato che già in altre situazioni ci sono state delle incomprensioni, ci tengo a sottolineare che comunque, come detto dallo stesso Tom, in realtà è più una condanna a quello che è successo, cioè viene mostrato quello che è il pensiero di quei tempi, viene detto: raga, ma ci rendiamo conto? Cioè, questo è quanto. Perciò, che dire, ancora una volta la storia ci dà dei grandi insegnamenti e noi non dovremmo mai prenderli alla leggera, dovremmo sempre imparare da quello che è successo nel nostro passato proprio per evitare di commettere altri errori. E questo è un messaggio neanche troppo velato, se così vogliamo dire, ma ancora una volta gli orrori del passato, gli orrori della vita vera hanno ispirato un film horror che tuttora noi ricordiamo con immenso disgusto. Ma la cosa più disgustosa, per quanto mi riguarda, è pensare che nel mondo ci sono state e probabilmente ci saranno e ci sono tuttora delle persone che sono disposte a fare queste cose veramente inumane ad altri esseri umani o anche a non esseri umani, comunque generalizziamo ad altri esseri viventi. E questa, ragazzi e ragazze, per quanto mi riguarda, è la cosa più spaventosa che ci possa essere. La realtà fa sempre più paura di qualsiasi fantasia. Dopo avervi raccontato di questi fatti, non riesco più tanto a scherzare, a parlare col sorriso sulle labbra, ma spero mi capiate, perché comunque sono dei temi molto molto delicati da affrontare e molto molto tristi comunque della nostra storia, buttiamo dentro tutta l'umanità, ma spero che comunque questo video vi sia piaciuto, spero vi sia interessato scoprire anche cosa c'è dietro un film del genere, che chi l'avrebbe mai immaginato che in realtà ci fosse questo grande pensiero critico. Io pensavo fosse soltanto un pazzo che si immaginava persone che scappano in bocca. E invece no, invece dietro c'è molto di più. Sicuramente questo non cambierà il mio approccio a questi film, continueranno a farmi immensamente schifo. Sono riuscita a non avere dei conati di vomito, ma comunque ho lo stomaco un po' sottosopra, ma raga, che dire, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate già questa storia, se avete visto questi film, se vi sono piaciuti, e Dicevo per i conati di vomito, vabbè, è piaciuti. Devo cambiare parola, non ce la posso fare. Avete capito? Scrivetemi tutto qua sotto nei commenti. E nel box informazioni vi lascio tutti i link in caso vogliate approfondire maggiormente le informazioni su questi temi. Non dimenticatevi, mi raccomando, di iscrivervi al canale, attivare la campanella
e mettere un bel like se il video vi è piaciuto o anche soltanto se avete voglia di sostenere la nostra causa. E niente, seguitemi anche sui social, tutte cose che già sapete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! We'll be right back.